Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. La storia di un popolo ha nelle sue feste nazionali un momento forte di presa di coscienza di ciò che costituisce il fondamento e la norma del bene comune, in una tavola di valori che deve rifarsi a Dio Padre, da cui discende ogni vincolo di fraternità. Per dare voce a questa consapevolezza e superare il disagio che emerge dal divario fra il progetto e la realtà, siamo invitati a guardare Cristo che sulla croce ha stabilito il patto universale di riconciliazione e di pace. In Lui, primogenito tra molti fratelli, si infrangono le catene di ogni schiavitù e si aprono nuovi orizzonti di solidarietà nella giustizia e nell'amore. Preghiamo. Dio di infinita misericordia, che stringi in un unico abbraccio tutte le anime redente dal sangue del tuo Figlio, noi ci presentiamo davanti a te con la mestizia e il dolore per il distacco di questi cari fratelli defunti, ma con la fede e la speranza che il tuo Spirito ha acceso nei nostri cuori. La morte non ha distrutto la comunione di carità che unisce la Chiesa pellegrina sulla terra alle sorelle e fratelli che hanno lasciato questo mondo. Accogli, o Signore, le preghiere e le opere che umilmente ti offriamo, perché le loro anime contemplino la gloria del tuo volto. Fa che quando giungerà la nostra ora possiamo allietarci della tua dolce presenza nell'assemblea degli angeli e dei santi e rendere grazie a te, termine ultimo di ogni umana attesa. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Benedetto sei tu, o Dio nostro Padre, sorgente di speranza e di vita. Da te discende la forza dello Spirito, che trasforma l'aggregato umano in una vera comunità di uomini liberi. Illumina e proteggi la nostra patria, alla quale hai dato nel corso dei secoli tanti segni della tua benevolenza. Fa che cittadini e governanti mantengano saldi i fondamenti della civiltà umana e cristiana, di cui si è fatto garante Cristo nostro Redentore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Per la fraterna intercessione dei santi patroni d'Italia, Francesco d'Assisi e Caterina da Siena, il Signore custodisca tutti voi sotto la sua protezione. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Persone che qua rappresentano un pochino tutto il nostro paese, i nostri due paesi. Parlare di questo ceppo è motivo di orgoglio, ma anche di molta emozione, al pensiero di questi due giovani che si sono immolati per qualcosa di grande che oggi ci permette di essere liberi e di vivere in una Repubblica Democratica. L'8 luglio, in questa località, il teatro di un evento significativo legato alla resistenza, durante il quale per i tedeschi tentarono di conquistare i territori liberi della Valtaro. Non dimentichiamoci che la Valtaro, dal periodo da giugno e luglio del 44, era riuscita a liberarsi. Questo cippo, che a noi è tanto caro, è dedicato a due partigiani caduti sul campo durante la battaglia di Grifola. Nei pressi di Cadel Guelfo, infatti, furono intercettati questi due partigiani che stavano andando a cercare dei viveri per il gruppo del quale facevano parte, che era il gruppo del Modinatico, con a capo il comandante Igor. Furono intercettati Luigi Borzia, chiamato Guelfo, e Vincenzo Enrico, chiamato Vitto. Luigi Borzia è originario di Borgotaro, e Vincenzo Enrico, originario calabrese. E questo è un po' il significato di questo incontro tra queste due città, che però
di questa Italia, così lontane, ma che erano unite da questi ideali che erano profondi e vivi nei giovani dei nostri territori e non. Il legame tra le comunità di Verbicare e Borgotaro è ancora oggi molto forte. Lo stesso sindaco di Verbicaro è venuto qua a Borgotaro e il nostro sindaco si è recato là a Verbicaro, e questo ceppo è la testimonianza di un gemellaggio ancora oggi molto presente, perché proviene proprio dalla Calabria, è stato portato da loro qua. E questo ceppo si integra perfettamente in questo paesaggio. E secondo me è anche un segno, un simbolo, qualcosa che ci deve far riflettere in questo mondo che è così precario al momento, in questo mondo in cui le differenze sembrano insormontabili, quindi non compatibili. Ebbene, questo ceppo in questi boschi è perfettamente compatibile, ci deve far capire che le nostre differenze possono diventare ricchezza, perché questo ceppo è diventato ricchezza per questa località. Ed è un ceppo che unisce, e le differenze uniscono. Quando ci si incontra, ci si capisce, ci si confronta, si diventa sicuramente più ricchi. E questo è un messaggio che vorrei dare anche oggi, e ringraziare questi due giovani così lontani ma così vicini che ci hanno sostenuto anche in questa idea, oggi più che mai presente. Questo legame vuole suggellare non solo l'amicizia tra i due paesi, ma anche il ricordo di due partigiani che, condividendo ideali comuni, sacrificarono la loro vita per la libertà e crearono appunto, attraverso il loro sacrificio, una repubblica democratica antifascista. E questo credo che oggi più che mai debba essere detto a tutte le persone che incontriamo, e questo momento, questi ricordi devono essere sempre più vissuti e ricordati per non farci dimenticare quanto abbiano sofferto queste persone per renderci questa vita così possibilmente positiva. Ecco, grazie. Infinita, infinita, tutto il creato vive in te, segno della tua gloria, tutta la storia ti darà. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, siano con tutti voi. Dio Padre, da cui discende ogni vincolo di fraternità. Per dare voce a questa consapevolezza e superare il disagio che emerge dal divario fra il progetto e la realtà, siamo invitati a guardare Cristo che sulla croce ha stabilito il patto universale di riconciliazione e di pace. In Lui, primogenito tra molti fratelli, si infrangono le catene di ogni schiavitù e si aprono nuovi orizzonti di solidarietà, nella giustizia e nell'amore. Preghiamo, Dio di infinita misericordia, che stringi in un unico abbraccio tutte le anime redente dal sangue del tuo Figlio, noi ci presentiamo davanti a te con la mestizia e il dolore, ulteriore peso, ulteriore rilevanza, no?
no? Perché mette insieme anche due comunità nel ricordo di persone che, come veniva benedetto anche prima in chiesa, si sono sacrificate, hanno dato il dono più grande che il Signore concede a ciascuno di noi, cioè la vita, affinché le generazioni successive alle loro potessero goderne, cosa che appunto possiamo toccare con mano ogni giorno. È per questo che riprendo volentieri le belle parole con cui Don Andrea ci ha accompagnati in questa cerimonia oggi, nel dire che deve essere un momento sì di memoria, sì di ricordo, sì di valorizzazione del bene che è stato fatto per noi da queste persone, da tante altre in altre zone, sempre qui vicino a noi, anche lontane, che si sono sacrificate con la vita, ma deve essere anche un momento di proiezione verso il futuro, di presa di coscienza e di responsabilità rispetto a quello che siamo chiamati a fare nel mondo in cui viviamo, per preservare quei valori, per tramandarli a nostra volta e per migliorarli laddove è possibile in tutte le articolazioni del nostro vivere. Come diceva appunto Don Andrea bene, ciascuno è chiamato a fare la propria parte, nel proprio ruolo, nella propria professione, nella propria vita familiare, nel proprio essere, diciamo, piccolo pezzo di un puzzle che è il nostro creato, che è il nostro mondo e che è il nostro modo appunto di proiettarci verso, anche verso il Signore. Quindi credo che sia bene che oggi ci ritroviamo qua, e nonostante anche la giornata non proprio bellissima, e anche la vicepresidente della provincia che ci ha dovuto lasciare prima perché aveva un altro impegno, mi ha pregato di portare il saluto del nostro presidente, del nostro consiglio provinciale, che si unisce a noi in questo momento di riflessione, di ricordo appunto, e anche di felicitazione per quello che dobbiamo continuare a fare tutti insieme, rafforzando i nostri valori di amicizia tra le due comunità che si uniscono in questo crinale, e ovviamente anche con tutti coloro che intorno a noi si danno da fare nella stessa direzione. Quindi sono molto contento di poter celebrare insieme al Comune di Borgotaro questo momento, e sono convinto che continuando a farlo daremo un contributo utile alle nostre comunità, perché siano sempre più forti, sempre più salde e sempre più amiche. Grazie. Anche io vorrei dire due parole e ricordare un pochino quello che c'è stato. Oggi siamo riuniti, innanzitutto ringrazio tutte le associazioni partigiani presenti, la provincia di Massa, il comune di Pontremoli, di Borgotaro, tutti voi, le forze dell'ordine, i bersaglieri, eccetera. E vi ringrazio tantissimo di essere partecipi e vivere questo momento importante, importante proprio perché, come ha detto il sindaco, stiamo vivendo un periodo abbastanza difficile, e non dobbiamo dimenticare quanto abbiamo sudato, anzi quanto abbiano sudato tutte queste persone che si sono immolate per noi. Ci siamo riuniti qua davanti al cippo eretto al passo del Brattello delle associazioni partigiane per onorare i caduti militari e civili della Valtaro e della Valverde, che sacrificarono la loro vita a causa dell'oppressione nazifascista e per amore della giustizia e della libertà. Questi uomini persero la loro vita soprattutto durante i rastrellamenti, combattimenti avvenuti per difendere il territorio libero della Valtaro nell'estate del 44. Oggi rinnoviamo il forte legame tra il comune di Borgotaro e quello di Pontremoli, tra la provincia di Parma e quella di Massa. Legame fortificato sia attraverso l'alleanza e l'esempio di questi nostri eroi, uniti dagli stessi ideali e che insieme, attraverso il loro sacrificio, ci hanno consegnato un'Italia libera e democratica. Il dottor Giacomo Vietti, sul libro L'Alta Valtaro nella Resistenza, rappresenta dettagliatamente il susseguirsi dei terribili avvenimenti di quei giorni. La valle di Ghera di Berceto, fino oltre i crinali liguri, è presidiata dai gruppi Penna, gruppi Molinatico, Cento Croci e dei gruppi Vampa, Birra, Poppi e Tarolli. L'importanza strategica della zona spiega l'accanimento delle truppe tedesche nel cercare di riconquistare i territori liberi della Valtaro. Il generale Kesselring stesso affermò che le migliori truppe dovevano essere impegnate in questa lotta, e si stima la perdita di 5.000 soldati tedeschi uccisi dai partigiani, e nonostante l'uso di 10.000 uomini, potenti armamenti tedeschi non riuscirono a piegare completamente le forze partigiane, costituite da uomini
che si nascondevano nei boschi con poche armi. Pensiamo che adesso ricordiamo, in questo ceppo ci sono Luigi Bozzia e Di Vincenzo Enrico, facevano parte del gruppo Molinatico ed erano 30 persone che riuscirono a gestire e sostenere 10.000 soldati tedeschi. Luoghi come la Manubiola, Lozzola, Brattello, Grifola, Pelosa, Monte Scassella sono diventati simboli di resistenza eroica da parte dei patrioti e anche di fronte a rastrellamenti partigiani riuscirono a dimostrare il fallimento degli obiettivi tedeschi che nei primi giorni del 40, nei primi giorni di luglio del 44 occuparono il versante patremolese dell'Appennino, insediandosi nella Valverde e nei villaggi circostanti e non riuscendo a superare il crinale si accanirono contro la popolazione locale uccidendo uomini e donne, che sono scritti anche in questo ceppo di Arenaria, ed erano persone che vagavano nei boschi magari anche semplicemente portando delle pecore al pascolo e venivano uccisi perché la furia di questi tedeschi ormai non aveva confini, quindi uccidevano anche i civili, li abbiamo qua, tutti qua. L'8 luglio i tedeschi cercarono di attraversare il crinale per tentare di occupare la stazione di Borgotaro ed aprire l'imbocco della galleria del Borgallo, ma i 30 uomini del Molinatico, comandati da Igor, cercarono di arrestare l'avanzata, aiutati da rinforzi di altri gruppi, assediarono i tedeschi nei pressi di Grifola, costringendoli alla resa. Purtroppo nei pressi di Cadel Guelfo i partigiani Gino Bozzia Guelfo e Vincenzo Enrico Vitto furono sorpresi. In un primo tempo riuscirono a resistere in una casella poco distante, poi uno di loro venne ucciso e l'altro, dopo essersi arreso, venne fucilato. Tutto questo preambolo che ho fatto, questo piccolo assunto di storia per dire che i loro corpi verranno trovati dopo mesi orribilmente mutilati, ma oggi più che mai dobbiamo ricordare il sacrificio di quegli eroi che ci hanno resi liberi in un momento in cui la nostra libertà viene quotidianamente minacciata. Non possiamo dimenticare le condizioni oppressive sotto cui hanno vissuto i nostri nonni e i nostri padri, nella lotta che hanno dovuto affrontare per donarci appunto un mondo libero e democratico. Soprattutto non possiamo ignorare che il nostro paese si è costruito sulla base della sua Costituzione, fondata su principi del rispetto dei diritti e della dignità di ciascuno di noi. E grazie a questi valori che oggi godiamo della libertà di pensiero e di parola, del diritto di essere accolti e rispettati. Viviamo in un paese che i nostri eroi della Resistenza e la nostra Costituzione hanno voluto antifascista. Un paese che vuole e deve lottare per continuare ad essere antifascista. Viva i nostri eroi partigiani, viva la nostra Repubblica Democratica Antifascista. Grazie. Approfitterei di questa occasione per salutare Don Andrea anche. Sì. Come avete sentito a messa, è chiamato a un ufficio ancora più fasticoso, probabilmente, sicuramente prestigioso, però ecco, a proposito di persone che fanno la loro parte bene, molto bene, noi abbiamo goduto non solo dell'amicizia, ma dell'ufficio di Don Andrea in questi anni. Davvero, in un certo senso, ci dispiace anche che diciamo debba essere chiamata altrove, ma volevo ringraziarla a nome della città, a nome di tutte le nostre frazioni che in particolare ne hanno beneficiato, ma tutti noi in tanti momenti diversi. Ovviamente non lo perdiamo perché è pontremolese, è di Groppo d'Alloggio, questo cittadino sarà chiamato quantomeno a Casalina per la famosa cena estiva.